Ciao a tutti, questo è il primo video sul canale e oggi porto il gameplay di uno dei miei giochi preferiti, insomma la mia saga preferita, e questo è uno dei suoi giochi e ho visto che su YouTube Italia non c'è neanche un gameplay, ho detto che vergogna, devo fare qualcosa, quindi eccomi qua. Questo gioco prende posto, diciamo, si basa su uno dei finali negativi del gioco originale e appunto in questo finale negativo gli eventi di questa di cui hanno preso parte i personaggi si ripetono da capo, ma nessuno se ne ricorda, oppure se ne ricordano molto, diciamo, vagamente attraverso dei déjà vu, e l'unico a ricordarsene è Satoshi, che è uno dei protagonisti. E se non avete visto il primo gioco, andate a guardare un gameplay oppure giocatelo perché è veramente bello. Non lo porterò, almeno per ora, perché comunque ce ne sono già abbastanza di gameplay e ho problemi a registrarlo comunque, come potete vedere da questo video, mi dispiace. Magari porterò anche quello successivo, di cui spero di fare una registrazione, ovvero Blood Drive, di cui spero di fare una registrazione più decente, perché quello l'ho sulla PS Vita, invece questo è un emulatore. Quindi divertitevi e iniziamo. じゃあ足痛いでしょ。ベッドに座ったら。お母さんね、今日いいことがあったの。お買い物に行ったらね、ペットショップにすっごく可愛い子猫がいて、ほら前にナオミが飼いたがってたでしょ。茶色い毛並みのスコティッシュちゃん、その子がずっとこっちを見てるの。お母さん、ケージから離れられなくてね。ナオミにも会わせたいなって。ね、明日一緒に出かけない？学校は休んでもいいって先生が許してくれたよ。サボっちゃってお買い物行こうよ。ナオミ、どうしてそこにいるの？そこに誰かいるの？ナオミ、あのね、
静に聞いてね。お母さんも知りたいんだ、あなたの友達のこと。あなたのクラスの聖子ちゃん、いつからいるの？あなたのクラスって。うん、そうだよね。みんなとっても仲のいい素敵なクラスだって聞いてるよ。だけどね、だけどどの子に聞いてもね、ok? Che inizio. Le musiche e il doppiaggio di questo gioco sono comunque molto belle, quindi cercherò di parlare il meno possibile. Tanti spoiler solo nella sigla. Purtroppo lagga tantissimo la sigla, però non ci posso fare niente perché è praticamente un emulatore e niente. Iniziamo con il primo capitolo. Abbassiamo un po' il volume che non so quanto... Ok.
Che bel tempo oggi. Mi chiedo come Ayumi stia facendo a scuola. Spero che si stia divertendo. Hinoe, ricordiamo che è la sorella di Ayumi, e non farò spoiler, però... poverina. E gli spiriti sembrano stranamente attivi oggi. E c'è anche quel vecchio senso di disagio, lo stesso che Ayumi e io abbiamo sentito per tutta la nostra vita, ma più forte di sempre. Non mi piace. Posso sentire la sua presenza, si sta facendo molto molto vicina. Sto probabilmente solamente immaginando cose. Ho sbagliato? Spero che nulla di male succeda. Che non succeda nulla di brutto. Ok. Ed ecco Naomi, che abbiamo visto urlare 3 minuti fa. Ho buttato la mia borsa, mi sono buttato sul letto e ho guardato il soffitto. Questo era ciò che mi era familiare. La luce, l'illuminazione, diciamo, familiare, le pareti che conoscevo così bene e quella macchia così familiare nell'angolo. Mi ricordo quando papà ha fatto quella macchia. Era il mio 5° compleanno e avevo appena aperto una lattina di soda che stavo scuotendo. Bravo, no? Fissare il soffitto era qualcosa che avevo fatto un milione di volte prima, ma oggi sembrava strano. Come se avessi fatto appena la stessa cosa. E non parlo dell'atto generale di stare sdraiato sul letto e guardare su, ma un senso più specifico di cui avevo avuto esperienza, diciamo, di questo momento un'altra volta prima di questa. Credo che il termine che tu stia cercando sia déjà vu. È quando si suppone che un déjà vu è un nuovo destino che è appena nato con te. Infatti. Quindi congratulazioni, Nakashima. Puoi essere un'altra persona ora. Ha detto così la rappresentante di classe. Prendendosi il gioco della situazione nel suo solito modo spaventoso. Ma forse aveva ragione. Ero molto più conscia delle mie azioni da allora. Di solito, se presto troppa attenzione a ogni piccola cosa che faccio, comincio a essere ossessionata. E alla fine mi faccio solo venire il mal di testa e la smetto. Ma questo déjà vu era reale. Ed era molto più forte di quello che avrebbe dovuto essere. Ed ecco Seiko! Non importa dove vai in questa casa, profuma tutto di te, Naomi. È il paradiso. Ti giuro, Seiko, è come se non ti sembra che tutto sia stato ripetuto. Cioè, non... ho saltato la battuta per sbaglio, però ho letto così. Cosa? Tu che dormi a casa mia?
E poi il giorno dopo siamo entrambe, ehi, andiamo a fare shopping. Non ti ricordi? Per tanto tempo ho voluto infiltrarmi tra le mura di questo sacro tempio, ma oggi marca la mia prima conquista con successo. Sì, suppongo che questo non è il genere di cose che si dimenticano così facilmente. Potrebbe essere la mia immaginazione. Finalmente la nostra bandiera è stata piantata. Sei con Naomi finalmente insieme. Ci puoi scommettere? Questo sarà molto divertente. Ma cos'è quella storia della bandiera? Oh, penso che tu lo sappia. Per chi non l'avesse ancora capito, Seigo ha un'enorme cotta per Naomi e sono la mia OTP, quindi già le mani mie. E così è iniziato il mio primo pigiama party con Seigo. Il, diciamo, quello che corrisponde al nostro come fine dell'anno scolastico, oppure come dire quadrimestre, trimestre, era finito quel giorno e siamo uscite da scuola e abbiamo preso tutti i cibi spazzatura e bevande che potessimo portare. Seiko e io siamo state sempre amiche, ma nessuna delle due è mai stata a casa dell'altra prima, quindi eravamo entrambe molto eccitate. Questo sarebbe stato divertente. Ah, Naomi, va bene se faccio una piccola chiamata a casa? I bambini sanno dove sono, ma penso che dovrei controllare comunque, dato che non ho avuto tempo di passare a casa. Diciamo che Seiko, la madre di Seiko è morta e quindi lei e il padre si occupano da soli di suoi fratelli, che non mi ricordo se erano due o tre. Comunque, certo, va bene. Vuoi usare la linea di casa? No, il mio telefono andrà bene. Mi preoccupo per Yu, però, sai? Sarebbe triste se non chiamassi almeno. Nessun problema. Fai quello che vuoi, io andrò un attimo al bagno. Scusate, sono un po' raffreddata. Sono uscito dalla mia camera, guardando dietro per vedere Seiko tenere il suo telefono e con l'altra, con una mano e con l'altra, farmi il segno della pace. La sola idea che ci sarebbe stata un'amica ad aspettarmi per quando sarei tornata dal bagno era così eccitante. Oh, le cose di cui avremmo potuto parlare quella notte. Dove avremmo potuto iniziare? Quali storie avremmo potuto raccontare? Sì, va bene. Sembra che papà farà tardi domani, Yu. Quindi torna a casa da solo dopo il festival. Così ci possiamo preparare per la speciale sorpresa per papà, va bene? Di agli altri che gli voglio bene, ovvio. Copriti bene stanotte così non ti prendi un raffreddore. Stanno bene?
Sembra che ti divertirai. E anche tu, Naomi. Quindi, di cosa dovremmo parlare? Qualsiasi cosa che tu voglia. Sono solamente felice di avere questa grandissima opportunità. Non so davvero perché mi sentissi così timida ed imbarazzata. Noi due eravamo sempre insieme, in fondo. Però cambiare il posto dalla scuola ai miei spazi personali sembrava, diciamo, unirci ancora di più. Mi sono trovata a fissare la faccia di Seiko, come per studiarla. Aveva sempre quell'espressione. Questo era qualcuno che mi guardava come un amico. Tutti questo tipo di pensieri facevano avanti e indietro nella mia testa. Per qualche ragione mi stavano rendendo molto nervosa. Ehi, sai cosa abbiamo? Abbiamo quella soda al cioccolato che abbiamo comprato. Vogliamo provarla? Prova solo a fermarmi. Ho preso la bottiglia che avevamo comprato e ho versato il suo contenuto dentro due tazze. Aveva la tinta del cioccolato, ma era in qualche modo più chiaro. Mentre colpivo il fondo di ogni tazza, oddio, insomma, le bollicine, facciamo le bollicine. Oh, è sicuramente un colore carino. Ma cosa facciamo se il resto fa schifo? Lo portiamo a scuola e lo offriamo a tutti. E ci farà sembrare gentili. Giusto. Ehi, è una buona idea. Va bene, ecco Seiko. Grazie. Ok, beviamolo al tre. Va bene. Uno, due, tre. È buono. Prima che me ne accorgessi, eravamo tornati a scherzare, come facevamo sempre a scuola. Sorridevamo e ridevamo e sentivamo gioia e tutte le stesse cose. Spendere questo tempo insieme è come se avessimo potuto dimenticare ognuno dei propri problemi. Questo è il tipo di amica che si incontra una sola volta nella vita. Stavo cominciando ad essere molto sentimentale e non avevo idea del perché. Non potevo sicuramente ammetterlo a lei, però. Oppure non l'avrebbe più fatta finita. Continuavo solo a pensare tra me e me. Spero davvero che Seiko e io possiamo essere amiche. Oddio. Potremmo essere amiche anche in questo modo, anche quando diventeremo adulte. Anche per il resto della nostra vita. Ha ha ha.
Signora Nagashima, questo cibo è fantastico. Avanti, Naomi, dia. Voi due sicuramente siete vicine, non è vero? Ho sentito così tanto di te, Shinohara, che volevo semplicemente incontrarti uno di questi giorni. Oh, Naomi stava parlando di me, è vero? Oh, tutto il tempo, durante i passi, sei sempre un argomento scottante qui. Non. Ha sempre qualche storia da. Oddio. Da raccontare a proposito di dove siete andate o di cosa avete fatto. Quindi sono stata accettata dalla famiglia, allora. Oh, e non sei solo tu. Naomi ama anche parlare di quel Satoshi Mochida. Ogni volta che si arriva a questo argomento, diventa sempre così eccitata. Penso che a lei piaccia. Oddio. Oh, scusa, piccola. Oh, non ti preoccupare. So dei suoi sentimenti verso il caro Mochida. Naomi sembra sempre una ragazza forte, ma in realtà è proprio quella timida. Seiko, basta, basta. Va bene, sto dicendo che se possono uscire insieme così lei le parla di Satoshi. Povera Seiko. Sarebbe un onore e un privilegio, signora Nakashima. Ehi, avanti. Allora, avete mangiato abbastanza? Ho preparato un bagno, quindi potreste andare finché l'acqua è ancora calda. Credo che vada bene farlo insieme, dato che siete entrambe ragazze, no? Certo, povero ingenuo. La bandiera è totalmente piantata ora. Il giorno è stato vinto, diciamo. E di cosa stai parlando? E veramente faremo il bagno insieme? E seriamente. Cosa significa questa storia della bandiera? Non ci fare caso. Ok, io direi di finire l'episodio qua perché è già durato parecchio e direi anche che finora non sembra un gioco horror, però comunque lo diventerà, fidatevi. E spero che questo episodio vi sia piaciuto, cercherò di fare video più spesso possibile, anche se non so quanto spesso. Questa, come avete visto, è molto una visual novel e non è molto gameplay, però comunque ne vale la pena di giocarci perché è un approfondimento sulla trama e ci sono dei pezzi che mi sono piaciuti veramente molto. E tra parentesi, quella di Seiko è la mia doppiatrice preferita, fantastica. E va bene, alla prossima.